fondo di Amo Lavoro mostra i suoi primi risultati. E il bilancio è davvero incoraggiante. 557 le domande pervenute, già 97 le aziende iscritte, 121 i tirocini attivati, 84 quelli ancora in corso, per un valore complessivo di 91.964 euro. Mi sono trovata, diciamo così, da un giorno all'altro fuori dal mondo del lavoro. Ho lavorato in grande distribuzione dove ero responsabile di un reparto vini e spumanti. C'è stata una riduzione di personale e sono stato licenziato. Ho sempre fatto il magazziniere. È successo che un po' il lavoro è calato e quindi m'hanno lasciato a casa. Dati significativi, certamente, ma il più rilevante è quello che su 23 tirocini che si sono conclusi, 14 si sono trasformati in contratti di lavoro vero e proprio. Il che significa che oltre la metà dei disoccupati messi alla prova dalle imprese è poi stata assunta. Segno che la formula, indubbiamente vantaggiosa per l'imprenditore, che non ha di fatto alcun onere né impegno formale, lo è anche per il lavoratore. Partito nel 2016 come terza fase del Fondo Famiglia Lavoro, Diamo Lavoro si è concentrato esclusivamente sulla riqualificazione professionale, per far incontrare domande e offerta, cioè lavoratori senza più impiego e imprenditori alla ricerca di nuove figure da inserire in azienda, è stato scelto lo strumento del tirocinio, con durata variabile dai 3 ai 6 mesi, retribuito con un'indennità non inferiore a 400 euro mensili, erogati dal fondo stesso. Penso che qualsiasi persona che ha perso il posto di lavoro, il suo obiettivo è di trovarne un altro, per mandare avanti la famiglia, per stare bene anche psicologicamente. E quindi io mi auguro che vada a buon fine qui, che mi tengono per dire. Ho deciso di aderire al fondo di Amo Lavoro perché è conveniente. Ha dei vantaggi a livello economico e mi ha dato la possibilità di sperimentare una persona, quindi un addetto alle mansioni di cui avevo bisogno in azienda, per un periodo anche abbastanza lungo. Credo che terminato questo periodo assumerò questa persona perché si è sicuramente definita capace. Il segreto del successo dell'iniziativa sta nell'accurata selezione dei candidati, effettuata da esperti del lavoro presenti nei 67 sportelli attivi su tutto il territorio diocesano, istituiti presso le parrocchie, dove i potenziali beneficiari del fondo possono presentare domanda. Si tratta di 137 volontari, in genere persone con esperienze professionali in campo manageriale o sindacale, attive o in pensione, che si impegnano a titolo totalmente gratuito. Attraverso le persone di questo centro di ascolto della mia parrocchia sono stata messa in contatto con il fondo di Amo Lavoro e finalmente, dopo un po' di tempo, sono stata messa in contatto con la Sogesa SRL. L'esperienza con Patrizia sta andando bene. Avendo il fondo di Amo Lavoro fatto una preselezione, lei era già formata sotto tanti punti di vista, quindi non abbiamo dovuto perdere tanto tempo per la formazione. È stato attivato un grande lavoro di rete nei confronti delle più grosse associazioni imprenditoriali della Lombardia. Queste a loro volta si sono impegnate a sensibilizzare le loro imprese. Il modo più veloce per le imprese per arrivare al fondo è quello di accedere al sito internet dove le imprese si possono iscrivere. Tutte le procedure di avvio, poi dopo le procedure di tutoraggio, ma prima ancora l'incontro della persona con l'azienda è coperto da operatori della Fondazione San Carlo che lavorano su tutto il territorio della diocesi. Un'altra parte del fondo è attivata attraverso le agenzie per il lavoro, le APL. Alcune fra le più grosse agenzie del lavoro che lavorano in Lombardia hanno dato anche loro la disponibilità ad agire sul fondo. Confcommercio ha voluto aderire al progetto Fondo Diamo Lavoro, promosso da Caritas Ambrosiana, affinché Confcommercio possa incentivare le imprese proprio associate ad assumere o comunque a dare dei rapporti di collaborazione con lavoratori che hanno perso il lavoro. Possono accedere al fondo le persone residenti sul territorio della diocesi di Milano, con almeno un figlio a carico e disoccupate da non prima del luglio 2015, oppure che alla stessa data abbiano cessato di beneficiare delle previdenze pubbliche previste a favore di chi ha perso appunto il lavoro. Le imprese invece possono diventare partner dell'iniziativa registrandosi sul sito del fondo. E così arrivano storie belle e a lieto fine. Ho avuto delle difficoltà, delle serie difficoltà, perché cercando lavoro direttamente
non trovavo nulla che desse una possibilità di continuità professionale, una certa stabilità. Tramite il fondo Diamo Lavoro ho avuto questa chance di tornare a lavorare nel mio mondo, utilizzando le mie competenze. Entrare in contatto con situazioni in difficoltà riqualificano e danno un senso del lavoro e del valore del lavoro al gruppo di lavoro dove queste persone vengono a operare. Quindi si va a rifondare un'etica professionale, un'etica di serietà, grazie anche a questi inserimenti.